Ciao Anna, come va? Bene. Cos'hai cucinato oggi al pranzo? Risotto con i funghi. Ah, risotto. Sei andata a fare la spesa presto stamattina? Sì. Cos'hai comprato? Solo quello che ti occorreva oggi? Oppure... Sì, no, solo quello che mi occorreva per la giornata. Sai cucinare? Sì. E quali sono i piatti che riesci a cucinare bene? I primi piatti, i secondi piatti, i dolci? Piatti. Ah, i primi piatti. Cosa ti riesce meglio quindi e perché? La pasta fatta in casa perché sono i piatti tipici del paese. Invece cos'è che non ti piace cucinare? Pasta in bianco, questi tipi di paste qua. Che perché sono in bianco, non sono senza condimento? Senza condimento, non hanno... Quale piatto ti riesce meglio? Tutto a parere noce in croce. E perché? Perché è un tipico piatto pesticcese. E qual è il trucco per renderlo appetitoso? Il peperoncino. Allora, mi faresti vedere un po' come prepari queste tapparedde? Sì, certo. Sono gli occorrenti, farina, acqua calda e uovo. Questa è una porzione di due persone. Prendo due tazze di farina. Faccio un buco in centro con la mano, comincio a mettere il sale. Comincio a impastare. Devi mettere l'acqua? Allora. Sì, e poi aggiungo un po' d'acqua. È tiepida? Tiepida. Tiepida, un po' tiepida. Nel modo che mantiene bene l'impasto. L'impasto non deve essere morbido per fare questo tipo di pasta, deve essere un po' duro. Mm. Nel modo che poi asciuga pure prima. Per poi, insomma, per cucinarla, sì. Subito. Allora, questo è un per due persone. Per due persone. Invece se lo dobbiamo fare per quattro persone, per dobbiamo aumentare persone, la dose. Dobbiamo aumentare la dose, per dire quattro tazze di farina con due uova. Con due uova. E poi di solito acqua quanto basta. Però quello che ci vuole più, che mantiene bene l'impasto, è l'uovo. Ci vuole molto tempo per poterla... Circa 10 minuti, nel modo che l'impasto sia un impasto. Allora, ho preparato l'impasto e ora questo impasto viene steso con questo mattarello. Questo impasto deve essere sottile fino a quando non si formerà una grandissima ruota. E questo qua è un lavoro che va fatto piano piano, delicatamente, nel modo che non ti deve strappare l'impasto. Abbiamo finito ora di stendere la pasta e ora aggiungiamo un po' di farina. Con un coltello da cucina normale si comincia a tagliare strisciette. Queste strisce devono essere sottili o spesse? Sottili, cioè tanto sottili, no, perché sennò poi la pasta si spezza. Un po' di spessore, nel modo fin quando entra la cottura. Adesso si tagliano come? Sì, in questo verso. Modo, questo verso. Per dare una forma? Per dare una forma. Sono tutti della stessa misura, più sì. O meno?
Si fa riposare un po' la No, pasta o si può no, no, cucinare si può subito? cucinare subito. Poi per chi la vuole tenere, l'importante è farla stare su questa spianola qua, nel modo che la pasta la possono cucinare pure per il giorno precedente. Allora, l'acqua al bollo, la buttiamo queste tapparelle noci in croce nell'acqua. E c'è una cottura, la cottura deve essere di 5-10 minuti. Giriamo bene. Nel frattempo preparo il condimento, che è fatto olio e aglio. Quanto tempo di cottura, Anna, ci vuole? 10 minuti di cottura. Per la pasta e per il condimento? Condimento un minuto, nel modo che quando viene a soffriggere l'olio già è pronto. E nell'olio poi, dopo la frittura, aggiungiamo questo peperoncino pestato. Basta. È dolce o piccante? Questo è dolce, però per renderlo piccante mettiamo i nostri soliti peperoncini secchi. Questo qui viene messo nell'olio. Questo peperoncino Insieme l'hai comprato o a me. No, di questi solito proprio peperoncini noi li coltivate? coltiviamo durante l'estate. Sono quelli freschi, poi li prendiamo e li facciamo seccare, nel modo che poi di qua noi facciamo pure delle salsine di peperoncino Eh sì, lo usate per che usiamo l'inverno. per l'inverno e li usiamo pure per questi tipi di piatti. Finita la cottura della pasta, la scolare così. Bisogna scolarli bene. Sì, versare in pentola. Quando l'aglio viene rosolato bene insieme al peperoncino, l'olio già è pronto per essere versato nella pasta. Allora, quando l'olio si versa il peperoncino, tira per bene. Versa tutto in un piatto. Che c'è Maria di? Questo è il tipico piatto bisticcese e sono le tapparette in croce e noce fatto con olio, aglio, peperone pestato e peperoncino. E vuoi assaggiare, mi dai il tuo parere. Anna, buone! Grazie. Complimenti, sono proprio ottime. Quando mi inviti la prossima volta a mangiare? Quando vuoi. Grazie. Senti, come hai imparato a cucinare questo piatto?
Tramite mamma, perché mamma è un tipo che gli piace sempre fare questi pasti veloci, perché pure lei lavora, e allora è stato un piatto che mi ha tirato, perché è un piatto facile e buono. Quindi chi te l'ha insegnato? Mamma. E quando l'hai cucinato la prima volta, quando è stato? Potevo avere 15-16 anni. Chi cucinava in famiglia quando eri bambina? Mamma. Come hai imparato a cucinare? Perché mamma lavorava e allora io badavo alla famiglia, ho imparato a cucinare per i miei fratelli e per mio padre. Ti è piaciuto subito Sì. cucinare? È cambiato qualcosa oggi nel tuo modo di cucinare rispetto al tempo passato? No, sono sempre uguali le cose. Ti ritieni brava? Beh, questo è un giudizio che non lo devo fare io, ma gli altri, ma io mi ritengo di essere E brava. ti fa piacere Sì. che sei brava. E conosci altre donne che sono brave in cucina come te? Sì, quasi un po' tutti quelli della mia famiglia. Quasi E che cosa sanno fare? tutti i tipi tattici come li facciamo noi. Senti, hanno anche loro dei trucchi, delle particolarità che mettono nei loro piatti. Quindi No, le stesse cose. è importante saper cucinare. Molto. Ti piace mangiare bene? Sì. Ti hanno fatto dei complimenti Parecchi. quando cucini. Sì. Cos'altro diresti di te per dire chi sei? Niente così, niente. Semplice. La semplicità. La semplicità. Va bene, grazie Anna. Okay.